Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie, Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi pure qui con me mentre vi narro le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ce l'ho fatta finalmente a ritornare su questi schermi. Scusate l'assenza di 2 settimane, sono stata un po' impegnata, ma adesso sono tornata e sono pronta a risbroccare. Oggi nuovissima puntata, nuovissima, vabbè, di Read With Me, dove continueremo a leggere il primo libro della saga, Il gioco dei troni. Saga appunto di apertura di A Song of Ice and Fire, dove oggi incontriamo per la prima volta il punto di vista di Arya Stark. Arya è sicuramente uno dei personaggi più amati da chi ha visto la serie e sicuramente anche chi legge il libro. Io adoro molto molto di più la Arya del libro, ovviamente, ma non è un perché odio Arya Stark, che arriveremo però anche a quello, ma mi piaceva appunto già dirvi il fatto che troveremo delle differenze che sono comunque abbastanza abissali. Quindi cominciamo pure con il primo capitolo di Arya Stark. Allora, il primo capitolo di Arya si apre con Arya che sta facendo una lezione di cucito con Sansa, la principessa Myrcella, sotto lo sguardo di Septa Mordain. Ovviamente non ci sono solo loro due, ma ci sono anche, diciamo, le damigelle da compagnia di Sansa e Arya, soprattutto diciamo di Sansa, ma perché c'è l'amica di Sansa, Arya non ha, diciamo, amiche, nella nobiltà. Lei va più d'accordo con la gente del popolino, cosa che non ci deve, stupire, vedendo poi effettivamente dove andrà a finire all'interno poi della serie, proprio appunto tra i poveri, quindi parlare con gente un po' più comune, riuscire ad avvicinarsi a gente un po' più comune. Mentre stanno lavorando, diciamo, mentre stanno cucendo, Septa Mordain dice: "Sansa's work is as pretty as she is." Quindi ci fa già capire che Sansa è intanto super brava, ma è anche molto bella, e questo è un fatto. Sansa è sicuramente una delle ragazze dei Sette Regni più belle che ci siano. E questo è quello che Septa Mordain dice sempre di Sansa, anche a Lady Catelyn, perché diciamo che le sette sono un po' come le insegnanti, cioè sono i maestri al femminile, ma penso più religiose che proprio maestre, cioè loro non hanno le chains, non hanno gli anelli che fanno vedere le loro lauree. E si occupano soprattutto di educare le ragazze ad essere perfette lady. E quindi, giustamente, Lady Catelyn, che a volte partecipa alle lezioni delle sue figlie, però a volte no, poi va a chiedere, come appunto i genitori agli insegnanti, come si comporta mia figlia, come sta andando. Quindi Sansa è fighissima, è fantastica, è perfetta. Ma when Lady Catelyn asks about Arya, the Septa has sniffed. Arya has the hands of a blacksmith. Quindi ci dice: Arya ha le mani di un fabbro. Arya, vedremo in questo capitolo che in realtà non è come nella serie, già l'hashtag è uscito, manco 3 minuti di video. Lei soffre il fatto di non essere brava nelle cose che le lady normalmente dovrebbero fare. Arya non sa cucire, Arya non sa cantare, Arya non sa ballare, e per quanto può sembrare, magari dici ok, cose futili, cose stupide, ma sono cose che comunque fanno le lady, e non pensate che le lady facciano solo questo, perché come vedremo anche un po' dopo, le lady dei castelli si occupano dell'economia del castello. Infatti alle lady, mentre gli uomini fanno politica, proprio politica militare, le lady invece si occupano della matematica, quindi loro fanno proprio i conti di che cosa succede nel castello, nel senso che ci viene a trovare qualcuno, molto bene, quanto ho speso, quanto devo spendere. Quindi si occupano proprio dell'economia del castello. Quindi Arya, che in questo invece è abbastanza brava, nelle altre cose, in quello che diciamo
caratterizza una lady come grazia, bellezza, Aria non ci si sente e non è come nella serie dove lei se ne sbatte altamente di questo problema che lei avverte, ma ci soffre ed è anche per questo che ha problemi con Sansa. Infatti adesso lo vedremo. Arya glanced furtively across the room, worried that Septa Mordain might have read her thoughts. But the Sept was paying her no attention today. She was sitting with Princess Myrcella. Ok, quindi dice che Arya stava un po' questi pensieri che stava facendo comunque sulla Septa, che diceva: ok, no, Arya c'ha le mani da fabbro e tutta questa roba qui. Lei sta, guarda tipo la Septa come per dire: oddio, magari legge i miei pensieri, mi ha sentito. E invece dice: però, in realtà quel giorno la Septa non le stava prestando assolutamente attenzione. Perché la Septa non le sta prestando attenzione? Perché c'è la principessa Myrcella. E ovviamente, essendo lei la principessa, diciamo che le attenzioni ricadono tutti su di lei. Arya thought that Myrcella Stitches looked a little crooked too, but you would never know it from the way Septa Mordain was cooing. Quindi dice, Arya guardava il lavoro di Myrcella e diceva sì, la Septa rompe il cacchio tanto a me perché dice che io cucio male, però pure Myrcella non è che sta a fare proprio un lavoro egregio, però siccome una principessa adesso è la principessa, adesso la Septa sta tutta woohoo perché c'è la principessa, quindi non ci fa caso al fatto che magari sta cucendo male. È più interessata al fatto che non riesce mai a, diciamo, educare una persona di questo rango. Che c'ho qua? She studied her work again, looking for some way to salvage it, then sighed and put down the needle. She looked gloomy at her sister. Quindi dice, Aria riguarda il suo lavoro e vede che, insomma, dice, magari riesco a salvarlo in qualche modo, ma vede che non ci riesce, allora lo butta per terra e dice, senti, ciao! E guarda verso la sorella. Sansa was chatting away happily as she worked. Quindi Sansa stava lì a parlare tranquillamente mentre lavorava. Bet Castle, Ser Roderick's little girl, was sitting by her feet, listening to every word she said. And Jane Poole was listening over to whisper something in her ear. Quindi qui vediamo le due compagne, le due damigelle, diciamo, che seguono Arya e Sansa, che sono appunto Beth Castle, che è la figlia di Roderick Castle, e Jane Poole. Jane Poole è praticamente la migliore amica di Sansa e come tale infatti in questo momento sta parlando al suo orecchio, bisbigliando e ridacchiando chissà di che cosa. Al che Arya chiede di che cosa stanno parlando, no? Dice, di che parlate, scusate. E Jane gave her a startled look and giggled. Sansa looked abashed. Beth blushed. No one answered. Quindi, quando Arya ha fatto questa domanda, Jane si è girata verso di lei, tipo shocked, cioè startled look, tipo sorpresa, e poi ha giglato, quindi ha sghignazzato. Sansa invece, diciamo, sembrava imbarazzata. E Beth è arrossita. E allora Arya incalza e dice: ditemi che cosa state dicendo? E Sansa allora dice, facendo insomma attenta che la Septa non la sentisse: We were talking about the prince, Sansa said, her voice soft as a kiss. Quindi dice: Sansa le risponde: stiamo parlando del principe. E la sua voce era soft as a kiss. Quindi era gentile come un bacio. Ora, perché io mi voglio soffermare su questa cosa qui? Perché purtroppo Sansa nella serie è stata, soprattutto all'inizio, oddio, vabbè, no, è tutto un casino, però all'inizio, quando tu cominci a vedere la serie, Sansa non è una ragazza gentile. Nella serie, anzi, sembra abbastanza viziata e che se la tira anche abbastanza parecchio. In realtà Sansa non è così. Sansa è molto gentile. Qual è il problema, però? Cioè, qui abbiamo il problema tra Sansa e Arya, che è essenzialmente, a mio parere, un problema di comunicazione tra due persone estremamente diverse. Ora, io non so se voi avete fratelli maggiori o minori. Io sono una sorella minore e in questo empatizzo tantissimo con Arya. Georgia Time, vabbè, però per farvi spiegare il punto di vista che almeno io come empatizzo con Aria, crescendo io, diciamo, mi sono sempre sentita rispetto a mia sorella maggiore, la bruttina delle due, no? Ma
Nel senso, dicevano a lei che era fantastica, che era bellissima, che era molto molto intelligente. Io facevo, diciamo, un po' più fatica a scuola in qualche caso, soprattutto da bambina, e ero più piccola. Insomma, sicuramente mia sorella era molto più carina di me e continua ad esserlo, a mio parere. Però il fatto è questo, è che quando tu sei piccola e hai, diciamo, una persona che comunque volente o nolente ammiri o comunque hai un livello di paragone, cioè nel mio caso era ammirazione, nel caso di Aria invece è un paragone che anche se vai d'accordo con tua sorella arriva e ti ferisce, tua sorella fratello, e ti ferisce perché lei sarà sempre più grande e senti il fatto che tu non arrivi mai a dove sta lei e avere la consapevolezza che magari le cose per cui Sansa è ammirata, Arya non ce le ama perché proprio non ci riesce, cioè non è una mancanza, è proprio che lei non ci è portata. La porta ovviamente anche a non capire i certi comportamenti di Sansa. Perciò, quando Sansa le dice delle cose, molto spesso Arya vedremo che si arrabbia anche quando Sansa non intende ferirla, e anzi a volte Sansa ci rimane anche male. Viceversa, essendo Sansa la Lady Perfetta e le viene detto in considerazione, cioè le viene detto in continuazione che lei è la Lady Perfetta e lei ha, diciamo, degli standard a cui vuole arrivare e a cui piace, insomma, a lei le piace essere una brava Lady, non riesce a capire come mai la sorella non lo vuole fare, perché per lei non è un discorso che Arya non riesce a farlo. Per Sansa è tu non lo vuoi fare, ma perché non ti impegni un po' di più? Quindi abbiamo Arya che è un po' invidiosa di Sansa e Sansa che nell'ingenuità cerca di farla comportare in un modo che però non è di Arya. E quindi inevitabilmente le due si scontrano, ferendosi a vicenda e rimanendoci comunque male a volte, anche se è chiarissimo che nessuna delle due vuole ferire l'altra. E questa cosa mi dispiace tantissimo che nella serie non si è fatta vedere, perché sembrano semplicemente due sorelle che non vanno d'accordo. Ma in realtà non è così. E la cosa che mi ha fatto imbestialire ancora di più è che nel momento in cui alla fine delle serie, quindi nell'ottava, loro si ritrovano, questa cosa non è cambiata. E mi fa imbestialire perché dopo tutto quello che hai vissuto, dopo che la tua famiglia è stata sterminata, dopo che tu sei stata, non lo so, le peggio cose ti sono successe, io penso che non te ne frega un cazzo di niente del fatto che non andavi d'accordo con questa sorella. Quando tu la vedi, è la persona più importante per te, come tutti i tuoi fratelli. E il fatto che le fanno litigare, bisticciare a cazzo, è veramente deprimente e terribile. Cioè, non ha senso e vi fa sempre vedere il fatto che i due rincoglioniti non prestano assolutamente attenzione a proprio quello che viene raccontato, al trauma del personaggio, alla storia del personaggio, ai suoi rapporti, il che è veramente tanto tanto triste a mio parere. Ma ecco, il problema di Sansa e Arya nel primo libro è proprio il fatto della miscomunicazione, cioè loro non riescono a comunicare sulla stessa onda e quindi ovviamente fanno casino, anche perché poi dobbiamo pure mettere in considerazione che sono ragazzine piccole, cioè una c'ha 9 anni, l'altra ce n'ha 11, cioè voglio dire, è normale che due ragazzine che sono così diverse non hanno la logica, diciamo, la prontezza di pensare: ah no, vabbè, magari lei in questo momento sta vivendo questa cosa. Che cazzo ne sa? C'ha 11 anni, quella dice: è chiaro, se tutti mi dicono brava Sansa, è perfetto così, tu che non ti sporchi mai, che fai tutto bene. È chiaro che se io vedo mia sorella che si rotola nel fango e le dico: amore mio, io ti voglio bene e è bello che tu sei così, ti diverti in questo modo, però dai, cioè, mettiti a posto, fatti vedere che è bello perché poi ti viene detto. Aria dall'altra parte dice: io non le so fare queste cose, a me non mi divertono, però per la società io dovrei farlo. E quindi il fatto che lei, che mia sorella più grande, lo sa fare e lo fa pure bene e tutti quanti dicono che è bella, che è stupenda, che è meravigliosa, che è bravissima, Aria la ferisce. E quindi chiaramente tutto quello che Sansa le dice viene recepito come un rimprovero. Capito? Quindi non so se è stato chiaro, però questa è la dinamica tra Sansa e Arya nel primo libro. E sarà chiaro poi anche nel capitolo, vediamo altri momenti. Sansa che dice che stavano parlando del principe. E Arya dice: ah sì, parlavano di Joffrey ovviamente. The tall, handsome one. Sansa got to sit with him at the feast. Ah,
Aria had to sit with the little fat one, naturally. Ecco, allora qui ritorniamo anche a quello che dicevo prima, cioè proprio 2 secondi fa. Parlando di Joffrey, Aria dice, certo, no, ovviamente parlavano di quello bello e quello alto. E chi ci sarà mai seduto alla festa, entrato nel corteo col principe alto e bello? Sansa, ovviamente, perché tutto può e tutto, a tutto, tutto le è concesso. Io, più piccola, più brutta, che non sa fare niente. Chi mi è capitato, e qui c'è un po' di fat shaming da parte di Aria, ma il fratellino piccolo e cicciottello. E ti dice un naturally tipo, ovvio. E un'altra cosa che mi fa imbestialire di Aria, la serie, già subito, niente subito. Aria vuole piacere ai ragazzi, cioè, com'è normale che sia, nel senso se ti... Cioè, vuoi che la gente ti dica, ma come sei bella, cioè, normale. E mi fa morire il fatto che passiamo da una bambina che dice: ovvio, io mi potevo sedere a quello vicino a quello bello? No! Invece passiamo a una che fa: a me non me ne frega niente. No, perché tu così mi hai sfanculato Aria. Cioè, tu così me la banalizzi a una tomboy e basta. Che poi non lo so nemmeno perché non è detto che le tomboy non vogliano essere, voglio dire, apprezzate da occhi di chi guarda, immagino, no? Vabbè, comunque. Cioè, è semplicemente, l'hanno trasformata semplicemente in un maschiaccio, non mettendoci la parte sociale di questo, di questa sua tendenza che ha. Cioè, non è che perché sia una ragazzina è maschiaccio non le interessa piacere, o magari non soffre un pochino del fatto che vede, che ne so, quelle con la gonnellina che hanno tutte le attenzioni e lei dice: ma io preferisco sta qua tuta, ma perché io non posso avere le stesse attenzioni? Cioè, magari mi piace giocare a calcio, io non posso avere le stesse attenzioni di quelle che giocano a mamma e figlia. Ecco, questo è il discorso. E mi dispiace tanto che anche questo è stato tagliato, perché poi vedremo. Cioè, io sono una grandissima fan di Arya e Gendry, quindi proprio, cioè, c'è poco da fare. Qui su questo canale vi sentirete bombardati da Arya e Gendry, perché sì, perché mi piacciono. Quindi anche questo è importante, perché Arya è vero che ha 9 anni ed è piccola, ancora non è che si rende conto, ma perché a me non può capitare, che ne so, di sedermi vicino al principe figo, ma mi capita il fratellino brutto? Cioè, voglio dire, è normale, è normalissimo, e non fa di lei una bambina vanesia, fa di lei una persona, cioè, con diverse stratificazioni, santo cielo, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Ah, Jane poi dice: Joffrey likes your sisters. Sì, Joffrey like your sister, she said. Quindi, dice, Jane fa, dice: Joffrey, a Joffrey piace tua sorella. E Jane whispered, proud as if she had something to do with it. Quindi dice: Jane ha bisbigliato, orgogliosamente, come se lei c'entrasse qualcosa in questa cosa, come se gliel'avesse presentato lei, per dirmi, no? E qui ci spiega chi è Jane Poole, che sarà importantissima per chi non conosce il libro. Jane Poole sarà un personaggio molto importante, ai fini, diciamo, della trama di Grande Inverno, durante il periodo in cui Theon torna lì con i Bolton, quindi potete solo immaginare chi potrebbe essere, insomma, Jane Poole. Andiamo avanti, va, se no mi triggero. Quindi, she was the daughter of Winterfell Steward and Sansa di Rhys Friend. Quindi dice, era, diciamo, la figlia di uno degli steward di Grande Inverno ed era la migliore amica di Sansa. He told her she was very beautiful, Jane said. Quindi dice Jane, quindi dice, le ha detto il principe a Sansa che è bellissima. E Beth aggiunge, he's going to marry her, quindi la sposerà sicuro. Then Sansa will be the queen of all the realm. E poi Sansa sarà la regina di tutto il regno. Sansa had the grace to blush. She blushed prettily. She did everything prettily. Arya thought with dull resentment. Eccola, vedete qui un po' l'invidia di Arya nei confronti di Sansa. Cioè, Sansa non è che sta lì a fare, beh, sì, sono bella, che ovviamente le dice, donna, questa che due coglioni. È arrossita, e arrossendo. È diventata carina, no? Perché lo fa in modo sempre carino. E Aria questa cosa,
ci prova risentimento perché dice: questa fa tutto bene, questa fa tu è tutto bello quello che fa lei. Cioè, dove Sansa passa, nascono i fiori. Perché dove passo io i fiori non nascono? È un concetto normalissimo. Il che Sansa fa: Beth, you shouldn't make up stories. Sansa correct the young girl. Gently stroking her hair to take the harshness out of her words. Vedete, Sansa è molto gentile. Infatti dice a Beth, dai, non ti inventare storie, cioè, non dovresti. E però, per far vedere che non è che la sta riprendendo, le accarezza i capelli. Cioè, Sansa è dolce, è una bambina dolce. She looked at Arya. What did you think of Prince Joff, sister? He's very gallant, don't you think? Quindi dice, poi si è girata verso Arya e dice, tu che cosa pensi del principe Joffrey? È molto galante, non credi? E Arya risponde, John said he looks like a girl. John dice che sembra una ragazza e mi spezza perché voi dovete sapere che tutti i ragazzi Stark, ma tutti, fanno un dissing incredibile a chiunque. Proprio, cioè, vedremo, abbiamo visto Arya con Tommen, John con Joffrey, vedremo Bran con diverse persone. Loro tendono a fare dissing. Non mi ricordo se Sansa, ma sicuramente ci sarà qualcosa per cui Sansa fa dissing, figurati. Mica se salva Stark pure lei. Sansa sign and she stitched. Poor John, she said. He gets jealous because he's a bastard. Quindi Sansa prende un respiro e continua a cucire. Dice: povero John, si ingelosisce perché è un bastardo. Allora, prima che attacchiamo Sansa, è normale che lei dica questa cosa sempre per il discorso dei bastardi e del loro posto nel mondo di Westeros. È normalissimo, nel senso, quindi è chiaro che lei. Per lei, allora, Sansa ragiona un po', neanche è romantica, cioè è proprio, è quasi darwiniana, nel senso che se tu sei bello, se tu sei un principe, se tu sei una regina, se tu sei gentile, nel senso, lei ha l'ingenuità, è ingenua abbastanza da pensare che sei una brava persona, perché sei bello e perché sei un principe. Ha tutto senso Sansa, assolutamente ha tutto assolutamente senso. Cosa che appunto Sansa ci prenderà certe sveglie su sta cosa perché è il suo errore, cioè l'errore che lei fa, che nel primo libro, lei fa questo errore. Lei ha l'ingenuità di pensare che se uno si fa vedere gentile, se uno è un principe, non può essere cattivo, cioè sarà sicuramente galante e bellissimo come quelle delle storie, come quelli delle storie. E quindi è chiaro che la prima cosa che le viene da pensare è dice, è certo che John ti dice che sembra una ragazza, perché non ti dirà mai che è bello, perché ovviamente è un po' invidioso del fatto che lui è un bastardo e quest'altro è un principe. E raga, è un fatto, nel senso, cioè, John è invidioso anche dei suoi stessi fratelli, quindi è un fatto, cioè, Sansa non ha proprio tutti i torti a pensare questa cosa. No, poi anche un'altra cosa che mi sono scordata di dire. Allora, qui, in questo momento di Sansa, si vedono due cose principali. Allora, una è il fatto che lei, più di tutti i suoi fratelli, ha capito la situazione di John. E questo quindi ci fa capire che lei in realtà le persone e le situazioni le capisce e diciamo, le analizza bene. Tant'è infatti che quando vedrà Baelish, lei capirà subito che c'è qualcosa che non va in quest'uomo. E anche quando conosce Sandor, cioè lei si fida subito comunque di Sandor. È l'unica a vedere in Sandor per la prima volta, diciamo, una parte buona. E la seconda cosa qual è? È la cosa su cui lei poi fa l'errore, che lo vediamo da come lei giudica Joffrey, cioè per il fatto che Joffrey rappresenta tutte le caratteristiche che diciamo i cavalieri nelle storie hanno, lei automaticamente lo giudica bene. Stessa cosa, infatti, lei fa lo stesso errore con Cersei, però questo non ci deve far pensare che Sansa è ingenua in tutto. Lei è ingenua quando vede persone che rappresentano quei canoni che a lei piacciono, perché lei è una persona romantica. Ma siccome è bravissima a muoversi nella società, lei sa perfettamente come funziona la società. Quindi un bastardo è un bastardo. Uno stronzo tipo Baelish, io lo capisco che è uno stronzo. Non so magari perché, ma lo so. Al che Arya si triggera ovviamente e dice: He's our brother, quindi John è nostro fratello. E her voice cut through the afternoon quiet of the tower room. Quindi dice: ha alzato la voce, tanto che insomma la sua voce ha echeggiato nella stanza. E la septa a quel punto si è girata perché dice: che sta a fare, cioè, che è sto casino.
E infatti glielo chiede, dice: ma che state facendo? E Sansa allora corregge Arya a bassa voce e le dice: è fratellastro. E poi si gira verso la setta e sorride e le dice: no, ma io e Arya stavamo parlando di quanto siamo felici che la principessa Myrcella sia qui tra noi. Vedete, cioè bisogna entrare nella meccanica di una bambina che viene cresciuta in un periodo medievale dove la Lady si comporta in un certo modo e dove la società ha determinate regole. Ora, Sansa non sta dicendo niente di cattivo per quello che lei vive, cioè Sansa parla di fatti. E a me questa cosa piace tanto perché poteva assolutamente trattare male Arya, cioè, ma invece va lì e dice: cioè, lui è nostro half-brother, che è un fatto pure quello, cioè, per quanto magari dici ok, è brutto da dire perché magari è brutto, però per una società medievale dove queste cose contano, Sansa, che è quella più educata in questo senso, ovviamente ci fa più attenzione, cioè rispetto ad Arya, sicuro ci fa più attenzione. E anche rispetto a tutti i suoi fratelli, perché lei è la più, diciamo, incanalata in questa storia della società normale, cioè ci sta. Però poi dopo non è che manda la sorella in bocca alla setta, anzi dice: no, no, ma noi niente, stavamo parlando, cioè perché Arya ha alzato la voce, no? Quindi poteva mandarla bevuta 2 minuti. Invece, no, no, ma io e Arya stavamo semplicemente parlando che la principessa è, cioè è bello che la principessa è qui con noi. Quindi, cioè, comunque la difende in un certo senso, no? Però Arya questo lo prende come un attacco da parte di Sansa. Perché? Perché poi la Septa si è girata, ovviamente perché poi ormai aveva, cioè l'attenzione era stata presa, e allora chiede a Arya: ma che fai, non lavori? E quindi Arya la prende in questo modo, dice: it was just like Sansa to go and attract the Septa attention. Quando quella che ha alzato la voce è stata Arya. Quindi, cioè, non è che Sansa ha chiamato la Septa per fare: ah, guarda, ma Arya non lavora. Arya ha alzato la voce e Sansa ha cercato, insomma, in modo suo di difenderla. Perché ritorniamo sempre al discorso che lei si sente sempre triggerata, Arya, da tutto quello che fa Sansa, ma semplicemente perché Sansa è perfetta e Arya non riesce ad arrivare a quel livello. Al che Arya passa il lavoro alla Septa, che lo guarda e dice, insomma, dice: Madonna, Arya, non va bene così. E al che dice: tutti quanti la guardavano. E lei si sentiva ovviamente in soggezione, Arya. Sansa was too well bred to smile at her sister disgrace, but Jane was smirking on her behalf. Cioè, capito? Nel senso, anche in questa cosa, lei dice: Sansa era troppo ben educata per ridere alle disgrazie di Arya, ma Jane invece rideva al posto suo. Ma no, cioè, voglio dire, ma perché dovrebbe ridere? Cioè, niente finora ci fa pensare che Sansa attacchi Arya. Quindi, da quello che noi abbiamo visto fino adesso, tu non hai motivo di pensare che Sansa manderebbe bevuta Arya o che si diverte a vederla bevuta. Non è così. Quindi, capito, vi fa vedere questa, che io trovo una cosa geniale nel senso da come è scritta. Perché, cioè, è scritta benissimo. A mio parere, questa dinamica è scritta da Dio. Lui veramente le impippa tutte e due nella loro mentalità. Quindi vuol dire che c'è una chiarezza di come loro pensano che è veramente affascinante. Cioè, proprio lui sa perfettamente quello che Sansa e Arya farebbero, che non è scontato manco per niente, ve lo assicuro. E sa perfettamente i tipi di ragionamento che fa Arya, i tipi di ragionamento che fa Sansa, e riesce a farle comportare in un contesto insieme in cui praticamente loro si parlano ma non si ascoltano. E io adoro tutto, cioè è bellissimo. Al che, ecco, Arya, diciamo, siccome si sentiva sotto pressione giudicata, decide di andarsene. Al che la Septa fa: Arya, ma dove vai? Cioè, adesso che poi la principessa è qui con noi. Allora Arya si gira e fa un inchino a Myrcella e le dice: by your leave, my lady. Quindi dice, tipo, è il nostro italiano del, vabbè, se beccamo Myrcella. Al che appunto la Septa la riferma un'altra volta e dice: ma dove vai, Arya? E Arya allora si gira, la guarda e dice alla Septa: I have to go shoe a horse. She said sweetly, taking a brief satisfaction in the shot of the Septa's face. E dice, quindi Arya si gira e gentilmente, cioè proprio sweetly, le dice: sì, vado a mettere i ferri al cavallo, visto che la Septa dice che lei è tipo un fabbro. E io adoro.
E aveva anche, diceva, un po' di soddisfazione nel vedere che la setta, come si dice, era rimasta scioccata da questa cosa. Però mi piace il fatto che comunque vedi questa fierce in aria, il fatto che comunque ti risponde. E ancora mi dispiace che nella serie questa cosa non è stata fatta vedere. Anzi, nella serie purtroppo assistiamo a una scena totalmente diversa, che metterò a paragone tra poco. Ecco, qui Arya ci dice: "It was unfair. Sansa had everything. Sansa was 2 years older. Maybe by the time Arya had been born, there had been nothing left." Quindi dice: "Non era giusto. Sansa aveva tutto. Sansa aveva 2 anni in più di Arya." E Arya pensa che nel momento in cui Arya è arrivata al mondo, dice, ormai Sansa si era presa praticamente tutto, la bellezza, la grazia, tutte queste cose, che a me non me era rimasto un cazzo di niente. Often it felt that way. Sansa could sew and dance and sing. She wrote poetry. She knew how to dress. She played the high harp and the bells. Worse, she was beautiful." Quindi dice, Sansa sapeva fare tutto. Sansa cuciva, ballava, cantava. Sansa scriveva le poesie. Sansa si sapeva vestire, cioè aveva gusto nel vestire. Sansa sapeva suonare l'arpa e le campanelle. Ma la cosa peggiore è che Sansa era bella. Cioè, trasformare una bambina che ha di questi problemi, che ragazzi sono purtroppo, ma che mi potevo aspettare da quei due? Vabbè, comunque, è uno specchio di quello che io da bambina, da ragazza, posso capire, perché hai degli standard alti, in alcuni casi più alti di altri, che tu non ti senti mai di raggiungere. E non pensate che sia una cosa che alle ragazze arriva quando sono grandi. No, cioè, noi veniamo impippate, indottrinate sul fatto che tu devi avere determinati comportamenti per piacere, che non è per essere accettata dalla società soltanto, ma proprio per piacere, per essere considerata una donna, tu devi saper fare ed essere in determinati modi. E questa cosa a noi ci viene insegnata da che siamo piccole, da che siamo piccoline. Che ne so, tipo, stai dritta con la schiena, stai così, fai quello, fai quell'altro, ma tipo ti esce una parolaccia e fanno... No, le ragazze non lo dicono le parolacce, scusami. Cioè, i ragazzi sì, le ragazze no? Cioè, non ho capito. Va bene, cioè, non, vi assicuro che manco un uomo sboccato è figo, eh? Cioè, voglio dire. Però capisco, insomma, a volte uno ha talmente tanta rabbia in corpo che in un modo la devi tirare fuori. Io sono d'accordo, però come è concesso agli uomini dovrebbe essere concesso anche alle donne. E a me fa rabbia il fatto che tu mi cambi aria semplicemente in una ragazza che fa: "Io non sono conforme alla società. Allora la cambio." No, perché non è facile. Cioè, quello è un sogno che tutte quante abbiamo, che dici, ma perché? Però, cioè, non è psicologicamente giusto, perché tu hai un environment intorno a te, hai una società che ti dà determinate nozioni ed è difficile scardinarle, e tu riesci a stare meglio solo quando finalmente le stai scardinando. Cioè, ma ci arrivi quando c'hai 30 anni, cioè, per tutti. Se qualcuno mi guarda che è più piccolo dei 30 anni, ve lo giuro che, cioè, io mi sono cominciata a riprendere 3 anni fa, cioè veramente manco 2 anni fa, da tutte le impippazioni che c'avevo io nella testa. E quindi vi voglio tranquillizzare, nel senso, è una cosa che passano tutte. Sono sicura che a loro modo anche gli uomini la passano, ma probabilmente in altri contesti, tipo gli uomini non devono piangere. Ragazzi, piangete, cioè se non state bene, vi prego, piangete, cioè ditelo che non state bene, non fa bene a nessuno tenersi le cose dentro. Non è vero che le donne sono più emotive, gli uomini no, siamo tutti emotivi allo stesso modo, e come ci sono più uomini emotivi, ci sono donne più emotive, o uomini meno emotivi, ci sono donne meno emotive. Io vi prego veramente, cioè non pensate agli stereotipi, cioè siate chi siete. La società cambierà se noi riusciamo a fare dei passetti avanti sempre più in là. Quindi state bene col vostro corpo, vi piace il vostro corpo, vi piace il fatto che, so, sei una ragazza, non ti interessa il trucco, amore, va benissimo. Se è un ragazzo, non ti interessa il calcio, a
Amore, va benissimo, non c'è problema. Fate quello che volete, cioè proprio niente vi, cioè tutto ciò che vi può, cioè che vi può definire, vi definite da soli, non è la società, chi vi conosce, cioè capito? Voglio dire, perché io dovrei stare a pensare a una società che manco mi conosce? Cioè tu mi devi giudicare in base a quello che tu vedi, ma secondo quale criterio? Cioè chi sei tu? Che poi vieni, perché poi vieni da altri background, altri discorsi, altre cose, capito? Ed è brutto perché Aria è un personaggio che su questa cosa, come altri, come per esempio Brienne anche, o anche Asha, ci si può lavorare un casino su questa cosa, far capire alle ragazze che magari non si sentono femminili, che va bene ragazze, va bene, non c'è problema, ma per capire il pensiero che Aria fa e magari, come anche Brienne, come anche appunto Asha, e vedere la forza che loro ci mettono, tu devi passare da questo stage qui, perché se no tu non ci fai, come si dice, non sei allineata a quello che Arya sta facendo, perché per lei è tutto facile, per lei è facile, perché lei, capito, dice sì, ma io sono troppo oltre per impipparmi quello che la gente dice che dovrei essere. No. Perché se tu non parti da una cosa di impippamento, tu il cambio non lo fai, perché sennò saresti come Sansa, perché la società ti dice di essere in un modo. Non so se è chiaro, però ci tengo particolarmente a questa cosa perché penso che la distruzione della società sta proprio nel fatto che noi pensiamo che dobbiamo essere una cosa per forza quando non è detto che dobbiamo esserlo. E questo poi, insomma, apre tanti vasi di Pandora, appunto, emotività, fisico, carattere, cose che uno dice, ci sono tante tante cose. E l'importante per me è avere rispetto per te stessa e te stesso e star facendo le cose che per te sono giuste. Cioè, non pensate a niente che gli altri vi dicano, perché è una perdita di tempo, onestamente. Tanto c'è sempre qualcosa che non va bene alle altre persone, fidatevi, cioè non importa. Sei gentile? No, sei troppo fesso. Sei troppo spigliato? No, però allora sei egocentrico. Allora ho capito, a uno non va bene mai, e quindi perché io mi dovrei mettere a pensare che devo andare bene a te? Cioè, tu chi sei? Manco te conosco, cioè, voglio dire, no? Quindi andiamo avanti. Momento motivazionale, andiamo avanti. Quindi Sansa è bella. E perché Sansa è bella? Perché Sansa ha i tratti e la bellezza Tully. Ora, i Tully hanno i capelli, come ho detto in altri video, hanno i capelli rossi, gli occhi blu e hanno i tratti più dolci rispetto a quelli degli Stark, che invece sono stati ereditati sia da Arya che da Jon. Quindi hanno il look, diciamo, il look, cioè hanno come si chiama? L'aspetto, diciamo, di loro papà. Quindi sono i capelli scuri, gli occhi grigi e soprattutto hanno tratti molto marcati. Quindi diciamo che non hai da bambina, poi sicuramente crescendo cambia, ma da bambina hai dei tratti un po' più duri. E quindi magari, capito, fanno sempre, ah sì, la bambina con le guanciottine, magari Aria non ce l'ha, capito, dico, ecco. E infatti, siccome Aria ha tratti un po' più duri e la faccia più lunga, quindi non c'è la tondina, Jane, che impareremo ad odiare. Scusate, io non ho tanto amore per Jane, in realtà. Non è uno dei personaggi che odio, ma si vede talmente poco che non ho motivo per volerle bene al momento. Quindi, diciamo, sono in quella fase e dico, vabbè. Jane chiama Arya Horseface, che letteralmente è tipo Arya faccia da cavallo. Ora non mi ricordo se è proprio così nel libro, ma dovrebbe essere. E la cosa che per Arya è più lo smacco ancora è che Jane la chiama proprio Arya faccia da cavallo. Ed Arya è molto più brava di Sansa a cavalcare, cioè Arya ama cavalcare, cosa che invece Sansa proprio odia, cioè Sansa non lo sopporta, non ce la fa, e invece Arya lo adora, anche se Sansa fa falconeria. E non solo, ma Arya riesce anche a essere più brava di Sansa nella matematica, cioè quindi diciamo che anche Arya ha il suo asset per essere considerata una lady figa, no? Voglio dire, poi cioè, ci sono tante comunque lady guerriere che ci sono state nella storia di A Song of Ice and Fire, tipo appunto Nymeria che Arya ama, ma non soltanto, anche Visenya, cioè Visenya era così, Visenya era una guerriera che però era focalizzatissima, cioè era una bravissima regina, non è che era
che era impedita, cioè non è perché sa usare la spada allora non sa fare le cose che serve a una Lady, le sa fare. Cioè è molto figa questa cosa qui, onestamente, che Arya sa usare la matematica, cioè sa fare una cosa che effettivamente alle Lady servono, cioè non è che è proprio una pippa, quindi è. E infatti Sansa, Arya qui fa dissing a Sansa, perché dice, siccome Sansa non sa, usa la matematica, sperava che se il principe poi alla fine andava a finire che sposava Sansa, che almeno il principe c'aveva qualcuno dietro che sapeva fare i conti, perché sennò era tutto mandato a scatafascio, lo giuro, cheat. E qui vediamo Nymeria. Nymeria, il cucciolo di Arya. Nymeria la stava aspettando giù per le scale e Arya ci dice che il suo cucciolo la ama, la adora. Even if no one else did. Quindi dice, il cucciolo l'amava anche se nessun altro lo faceva. Quindi capite che Arya è un po' drammatica, ma ci sta, nel senso è giusto, perché alla fine si sente così fuori posto che non si sente neanche accettata. E si sente accettata solo dal suo cucciolo. Però vedete come lei fa un po' un'iperbole di tutto quello che le arriva. Lei lo recepisce comunque molto peggio di quello che effettivamente poi è. Arya ci descrive Nymeria e ci dice che ha gli occhi gialli e ha il manto grigio. E ci dice che i suoi occhi, quando vengono, diciamo, colpiti dal sole, diventano praticamente dorati. Quindi ha questa particolarità come Lady Summer e Grey Wind. Loro fanno tutti così. E ovviamente ci dice che lei ha chiamato Nymeria, Nymeria, proprio per la regina di Dorne. La regina Nymeria, che appunto è stata la prima regina di Dorne, penso che è quella che ha portato il suo popolo da Essos a Dorne, si è sposata poi con un uomo dorniano, con un Martell, e è diventata poi la regina di Dorne, e da lei, insomma, poi non si sono mai inchinati a nessuno. Sansa ci dice, of course, had named her pup Lady. Dice quindi Sansa, ovviamente, come poteva aver chiamato sto cucciolo? Lady, perché come la vuoi chiamare? Quindi va da Nymeria, l'abbraccia, quindi dice ok, facciamoci i cavoli nostri. E dice, sapeva che in quel momento i ragazzi, i suoi fratelli, si stavano allenando con i principi. E quindi dice, io voglio andare a vedere, tanto ormai la septa sarà già ai serviti di a mamma quello che stavo a fare. Quindi ormai, tanto strigliata per strigliata, a sto punto mi faccio i cavoli miei, e c'ha pure ragione. Aria voleva vedere Rob che faceva cadere a terra il galante Joffrey. E quindi vanno. Quando arriva, non poteva scendere lei, ma va su una torre, quindi diciamo che si affaccia alla finestra per vedere che fanno nel cortile, e lì trova John. Trova John che sta lì seduto e guarda pure lui quello che sta succedendo di sotto. Ed era così preso da vedere cosa stava succedendo che non si è reso conto, insomma, che lei si stava avvicinando. Però Ghost se n'è accorto, quindi Spettro invece se n'è accorto. E Nymeria, insomma, gli va vicino. E Arya ci dice che Ghost, already larger than his little mates, smelled her, give her a careful nip, e settled back down. Quindi dice che Ghost era più grande, più grosso per adesso dei suoi fratellini, e che si è avvicinato a Nymeria, le hanno usato l'orecchio e si è poi riseduto ai piedi di John. Al che John si gira verso Arya e le dice: ma scusami, ma tu non dovevi stare a fare il needlework oggi? E Arya gli fa tipo una faccia e dice: no, volevo vedere combattere loro invece. Allora John fa: vabbè, allora siediti, vieni qui. Al che Arya ci dice: to her disappointment, it was the young boy's drilling. Bran was so heavy padded, he looked as though he had belted on a feather bed, and Prince Tommen, who was plump to begin with, seemed positively round. Quindi ci dice che quando Arya si affaccia, è rimasta un po' delusa dal vedere che non erano i grandi che si stavano sfidando, ma i piccoli. E quindi abbiamo Bran, che è praticamente ricoperto da tipo una cosa spugnosa, no? Quindi sembra tipo un materasso rotondo che cammina. E poi dice c'era anche Joffrey, che già lui comunque è già rotondetto. In più lo avvolgi con una cosa di questo genere, cioè sembra proprio tondo a questo punto.
E vediamo che insomma ci dice che c'erano una dozzina di spettatori e c'era Rob che stava incitando appunto il fratello, che lo stava incoraggiando, no? Vicino a lui c'era Theon, ovviamente, perché figurati, che indossava la sua veste nera con il kraken dorato e che sembrava molto fiero insomma di quello che stava vedendo. Poi Arya ci dice che entrambi, sia Bran che Tommen, sembravano un po' stanchi, quindi dice, aveva capito che magari stavano lì da un po' a combattere. E Jon si gira verso Arya e le fa "A shade more exhausting than needlework", quindi mi sa che è un po' più difficile, no? Un po' più exhausting, un po' più stancante del needlework. E Arya fa "A shade more fun than needlework", dice "No, è una cosa più divertente del needlework, del cucire". E Arya qui ci dice la relazione che ha con John. E dice "They had always been close. John had their father's face. As she did. They were the only ones". Quindi dice, lei si sentiva anche vicina a John perché loro due erano gli unici che assomigliavano al padre. E quindi dice, anche in quello eravamo gli unici, quindi solo noi ci capivamo. Invece, dice Rob, Sansa, Bran e Rickon avevano tutti quanti il look dei tagli. E avevano Easy Smiles and Fire in their hair. Quindi dice, e avevano, sorridevano molto facilmente e avevano il fuoco nei capelli. Quando Arya era piccola, ci dice, aveva paura che il fatto che le assomigliasse a Jon voleva dire che era una bastarda anche lei. Ma era stato poi Jon a dirle, ma no, non ti preoccupare, non è vero, e quindi l'aveva rassicurata che lei era figlia legittima. Quindi vedete, cioè comunque, per quanto anche Arya sia vicina a Jon, come si chiama? Il fatto che Jon è un bastardo, comunque il suo posto è comunque un posto che viene temuto, nel senso tu non vuoi essere un bastardo, quindi mi riaggancio sempre a quello che dicevo prima di Sansa, cioè è una cosa proprio che la società ti dice, tu puoi voler benissimo anche a Jon, ma Arya stessa non vorrebbe mai essere una bastarda, ma perché ti mette in una condizione che è molto difficile, obiettivamente. Allora poi Arya si gira verso Jon e gli dice, ma perché non sei giù? Pure tu, insomma, con loro. E Jon sorride, un po' triste, e gli dice, "Bastards are not allowed to damage young princes", he said. "Any bruises they take in the practice yard must become from trueborn sons". Quindi anche qui vediamo la condizione dei bastardi, nel senso dice, io non posso andare lì a scontrarmi con il principe, perché se il principe si fa male, diciamo non è onorevole che ha ricevuto questo smacco da una persona che vale meno, e quindi può essere, diciamo, attaccato e ferito soltanto da chi è di rango superiore. Triste, sbagliato, ma la società funziona così. E Arya, ovviamente, cioè pensa che non è giusto, ovvio, insomma. Al che si gira verso a vedere Bran e gli dice. E dice a John, "I could do just as good as Bran", she said. "He's only seven, I'm nine". Dice quindi, io potrei combattere bene quanto Bran. Lui ha solo 8 anni, sì, ha solo 7 anni, io ne ho 9, quindi ovvio, Arya, solo perché sei più grande. E John poi aggiunge, dice, sì, e tu sei pure skinny, cioè sei secca, sei piccoletta, cioè sei proprio, non è magra, è proprio skinny, è proprio piccina. "I doubt you could ever lift a long sword, little sister, never mind swing one". Dice, io dubito che tu potrai mai, e non potrai mai tenere in mano, non ci riesci, non hai la forza di tenere in mano una long sword, figuriamoci combatterci. E qui mi voglio agganciare, arriva lo sbrocco, raga, ve lo giuro, mi voglio agganciare a il pilot di Game of Thrones. Proprio alla prima scena che noi vediamo a Grande Inverno. Ossia, allora, ci sono evidenti problemi in quella scena lì. Allora, intanto dobbiamo capire una cosa. In tempi medievali, i bambini, i maschi, da che sono piccoli, quindi proprio piccoli, penso da che possono tenere in mano qualcosa, perciò penso dai 4 anni, se non mi sbaglio, ho letto 4 anni. Cominciano ad allenarsi a combattere, quindi loro passano la loro vita a studiare la politica, la storia, ovviamente per quando devono governare e a combattere per andare in guerra.
Quindi, la cosa che mi fa molto rabbia è il fatto che, cioè, nella serie, la prima volta che tu vedi Aria, lei scende di per sé così, prende un arco e fa centro, e nessuno le dice niente. Io da così non capisco che Aria è, cioè, che è una ragazzina che fa fatica ad adattarsi a quello che lei dovrebbe fare. Io capisco che lei sa usare un arco e Bran no. Al che mi incazzo. Perché? Perché Bran, intanto, uno nella serie tu me l'hai fatto più grande di quello che è, perché ha 10 anni. Quindi diciamo che già la sua tecnica dovrebbe essere un po' più, diciamo, avanzatina, no? E Bran, essendo maschio, si dovrebbe allenare tutti i giorni, cioè non è che lui è esente da questa cosa. Ricordiamoci anche che Bran scala le pareti a mani nude, quindi insomma la forza ce l'ha, non è che è un bambino, come si chiama, weak, fragile, non lo è per niente. Ora, considerando che già che tu dai a un bambino di 10 anni un arco in mano è storicamente incorretto, perché l'arco è una delle armi più difficili da usare, ma perché tu devi avere una forza nelle spalle, nelle braccia, che un bambino di 10 anni, anche se Bran si arrampica sui muri, non ha, ma perché è un bambino di 10 anni, cioè comunque è piccolo, prima che tu tendi l'arco, che comunque fa resistenza, è una cosa che tu devi fare solo con la forza, tant'è che infatti tra di loro chi è quello che usa l'arco? Il 19enne Theon ha un senso, poi io non ho capito perché a Bran gli hanno messo sto cazzo di arco in ogni dove, quando Bran agli archi non ci pensa mai, perché dobbiamo togliere l'arco a Theon che è tipo il Legolas di A Song of Ice and Fire, l'arco appartiene a Theon, non appartiene a nessun altro. Ora, considerando che l'arco è una delle cose più difficili da maneggiare e che un bambino che ha 10 anni, che si allena tutti i giorni, non lo sa usare, tu non mi puoi far scendere la sorella che non si allena mai, perché ovviamente non si allena mai, quindi non ha neanche i muscoli come Jon ci dice, e lei tende un arco e fa centro. Io mi incazzo perché tu qui mi stai intanto dicendo che Bran non è in grado di fare quello che dovrebbe fare, che non è vero, perché come vedremo poi nel quinto libro, Bran, quando avrà la visione di Lyanna e Benjen che combattono, lui arriva al fatto che non sono Benjen e Lyanna perché in quella visione la bambina ha battuto il bambino e lui dice: Arya a me non mi ha mai battuto. Quindi tu non mi puoi trasformare Bran in uno che non sa usare le armi perché non è vero. Non è vero. Bran vuole fare il cavaliere. Vuole fare il cavaliere. Tu questa cosa non gliela puoi togliere e soprattutto non lo puoi far perdere contro la sorella che non usa mai le armi, cioè magari se Arya si allena, può essere pure che magari poi diventava più brava di Bran, io non dico di no, ma non è corretto, cioè Arya non può mettersi lì a toccare le armi, chi gliel'ha dato sto arco? Mi spiegate chi gliel'ha dato? Cioè ma dov'è Ser Roderick che lascia le armi aperte? Mo' il prossimo che ci ritroviamo è Rickon con il coltello, probabilmente anche una visione che mi spaventa ancora di più, che veramente penso faccia del male. Però, cioè, capite che non ha senso. Tu mi stai sfanculando, Bran, e mi fai andare sul culo Arya, perché non ha senso. Cioè, non ha senso, perché è come se, dalla facilità con cui lei l'ha fatto, a parte che mi confondi, perché dico, ah, quindi anche le donne possono combattere? No, quella è solo Dorne. Cioè, se Arya era Dorne, ci credevo che lo faceva, perché no? Ma Arya non è di Dorne, Arya è del Nord, e come tale, Arya non ha mai tenuto una spada, né un arco. Quindi ora voglio anche dire un'altra cosa. Se Arya fosse talmente brava da usare l'arco, considerando i problemi delle spalle e il muscolo e la forza che devi avere, non aveva bisogno di ago, ma si sarebbe presa una spada normale. Invece no. Lei ha ago, proprio perché Jon qui le dice: tu sei talmente secchettina, piccolina, non ti sei mai allenata una volta nella tua vita, che tu una spada non la potrai mai usare. Se sei fortunata, puoi usare questa qui che è molto fina, perché ago è proprio minimal, cioè finissimo, capito? Quindi mentre stanno guardando Bran e Tommen, che ancora stanno a fa la sfida, Jon dice a Arya: lo vedi il principe Joffrey? Lei no, all'inizio dice no, non lo vedeva, ma poi insomma ci ha fatto più attenzione e dice sì, lo vedeva ed era circondato
da uomini che lei non conosceva, non riconosceva. C'erano degli scudieri giovani, che avevano il sigillo dei Lannister e dei Baratheon. E poi ce n'erano altri un po' più grandi, che quindi erano cavalieri, molto probabilmente. Cioè, alcuni di loro erano cavalieri. Allora John le dice: guarda sul braccio, guarda che cosa c'è cucito. Perché gli fa questa cosa? Perché Joffrey, contrariamente a come si dovrebbe fare, ha cucito addosso non lo stemma del suo cognome, quindi non il cervo dei Baratheon, ma il cervo e il leone, cosa che non è normale. Perché quando tu ti sposi cioè quando una donna si sposa con un lord, i suoi figli prendono il cognome, del marito. E quindi anche il sigillo diventa quello solo della casata del marito. E questo ci fa capire che, come dico sempre dall'inizio del libro, che la presenza dei Lannister a corte, cioè nelle decisioni del re, è praticamente c'è sempre, cioè non è una cosa che è sporadica, cioè sta lì per forza, li senti per forza. E anche in questa è una dimostrazione, cioè l'ingombranza dei Lannister si vede anche dal sigillo che i figli hanno addosso. E Jon ci dice: The Lannisters are proud. You think the royal sigil would be sufficient, but no. He makes his mother's house equal in honor to the king. Quindi lui dice appunto, dice i Lannister sono orgogliosi e quindi lui fa, diciamo, mostra il sigillo della madre come equo a quello di suo padre. E al che Arya, ovviamente, vai Arya, siamo tutte con te, dice: The woman is important too. Dice anche la donna è importante. E Jon sorride, cioè ridacchia, e dice: Perhaps you should do the same thing, little sister. Wed Tully to Stark in your arms. Quindi dice: forse dovresti farlo anche tu. Metti il sigillo di tua madre e di tuo padre addosso a te, no? E qui Arya fa, diciamo, una previsione. Per chi ha letto il libro, sicuramente lo sa. Per chi non l'ha letto, adesso ve lo dico. Perché dice: A wolf with a fish in its mouth, it made her laugh. That would look silly. Dice: un lupo con un pesce in bocca, dice Aria, ridendo, sarebbe stupido. Perché questa cosa è un po' inquietante, sapendo poi come vanno le cose? Perché quando Catelyn morirà, alle nozze rosse, Catelyn verrà praticamente spogliata e buttata nel fiume. Verrà spogliata e buttata nel fiume e Aria, dentro a Nymeria, vedrà Nymeria tirarla fuori dall'acqua. Quindi vedrai Nymeria che tira fuori il corpo di sua madre dall'acqua. E questo è un foreshadowing di quello che succede, un lupo che tira fuori un pesce dal fiume. Ed è molto, è veramente inquietante, vedendolo così, devo dire. Poi Arya continua e dice: Besides, if a girl can fight, why should she have a coat of arms? Mi dice poi: scusami, ma se una donna non combatte, perché dovrei avere sulla mia armatura il sigillo, appunto questo qua di cui stiamo parlando, quello di mia madre e quello di mio padre? E John risponde: Girls get the arms, but not the source. Bastards get the source, but not the arms. Quindi dice: le ragazze hanno le braccia, ma non hanno le spade. I bastardi invece hanno le spade, ma diciamo non hanno il diritto, perché è difficile, questo qui è un gioco di parole, ma praticamente non hanno il diritto a mettersi la cotta di maglia con il sigillo della casata del suo genitore. Questo è. A un certo punto ci rendiamo conto che Bran ha vinto, quindi Tommen era per terra, Bran stava sopra di lui, praticamente in piedi con la spada così, proprio pronto a colpire, che Ser Roderick dice: basta, basta, va bene, Bran, abbi pietà. Ser Roderick alza il principe, che hanno un po' i problemi, e allora li fa portare a tutti e due, belli infagottati, a spogliarsi, perché poverini avranno bisogno di una mano. Al che Ser Roderick si gira verso Joffrey e Rob e gli dice: volete fare un altro round pure voi? E Rob, che era ancora un po' sudato da quello che aveva fatto prima, insomma dal combattimento di prima, ovviamente va avanti e dice: Gladly, perché evviva, Rob è sempre pronto per una battaglia. Joffrey,
si fa avanti nel sole, diciamo, e Aria ci dice che i suoi, appena fa questo passo sotto il sole, i suoi capelli praticamente risplendono. E praticamente dice che sembrava annoiato. E dice: "This game is for children, Sir Roderick." Dice: com'è? "Questo gioco è per bambini, Sir Roderick." E Theon, io adoro perché qui Theon gave a sudden Markle laugh. "You are children," he said derisively. Quindi qui Theon ride apertamente e gli fa: "Amore, siete bambini, cioè non è che avete 15 anni lui, 13 tu, dove cazzo vai, cioè, che ti aspetti di fa?" Joffrey dice: "Rob may be a child. I'm a prince and I grow tired of sweating a Stark with a play sword." Quindi dice: "Rob è un bambino. Io sono un principe e come tale non voglio più combattere con..." Cioè, non voglio più combattere con, diciamo, spade giocattoli, perché loro stanno combattendo con spade di legno. Al che Rob dice: "You got more swords than you have. You got more swords than you have. Than you gave, Joff," Rob said. "Are you afraid?" Cioè, dice praticamente: la staffa è un po' troppo più grossa di quello che è, insomma. Diciamo, perché staffa tutta questa storia? Perché sei. C'hai paura. E Prince Joffrey looked at him. "Oh, terrified," he said. "You're so much older." Some of the Lannister's men laughed. Quindi dice: "Mamma mia, guarda, sono terrorizzato. Sei così tanto più grande di me." E i Lannister ridono. Non lo so, probabilmente hanno il tipo di Shrek che gli fa laugh, perché io la simpatia di Joffrey ancora la cerco, non l'ho ancora trovata. E al che John da sopra, insomma, guarda, cioè tipo si fa avanti per dire: "Ma che dice questo?" E infatti dice ad Arya, dice: "Joffrey struglia little shit." Dice, cioè, Joffrey è veramente un coglione. Sir Roderick allora dice al principe: "Bene, allora che cosa suggerisci?" E ovviamente Joffrey che può dire: "Voglio una spada di acciaio, cioè una spada vera." E Rob subito: "Done." Rob shot back: "You'll be sorry." Quindi vediamo qui l'irruenza di Rob. L'irruenza di Rob che sta, cioè è chiaramente, cioè Joffrey sta chiaramente cercando di farlo incazzare, e probabilmente perché non vuole combattere, perché Rob è più forte, e quindi sta cercando di farlo innervosire. E Rob ci cade con tutte le scarpe, perché Rob è uno che, diciamo, agli stimoli esterni, diciamo, quando si incazza vede rosso, è molto passionale rispetto a tutti gli altri suoi fratelli. Al che Roderick si mette in mezzo e dice: "No, perché le spade d'acciaio sono pericolose e posso permettervi di combattere con l'acciaio, ma solo se le lame sono smussate, cioè non vi posso far combattere con spade vere." Joffrey a questo punto non dice niente, ma facciamo la conoscenza di un altro personaggio che io amo, che si fa avanti e Arya ce lo descrive: "A tall knight with black hair and burn scar on his face. Push forward in front of the prince. This is your prince. Who are you to tell him he may not have an edge on his sword, sir?" Quindi dice: "Lui è il tuo principe. Chi sei tu per dire al principe che non può combattere con spade affilate, sir?" E al che Roderick risponde: "Master at Arms of Winterfell, Clegane, and you would do well not to forget it." Dice: "Io sono il maestro d'armi a Winterfell, Clegane. E farai meglio a ricordartelo." Al che Sandor dice: "Ma tu alleni ragazze?" Gli fa. E Arya nota, dice, cioè dice quest'uomo qui, e nota che a parte è altissimo, ma è tipo, cioè è una branda, è enorme, è proprio anche forte, cioè sembra un toro da quanto è forte. E Roderick risponde: "Alleno cavalieri." E dice: "Avranno l'acciaio quando saranno pronti. Quando avranno l'età giusta." Sandor si gira verso Rob e gli fa: "How old are you, boy?" E Rob fa: "14. I killed a man at 12. You can be sure it was not with a blunt sword." Quindi Sandor qui che dice: "Quanti anni hai tu?" E Rob fa: "Ne ho 14." E Sandor fa: "Ah, io ho ucciso un uomo a 12 anni e te lo giuro che l'ho fatto con una spada vera e non finta." Quindi insomma, mi sa che stai un po' tardino, no? Cioè, è che Arya dice che poteva vedere Rob che si stava incazzando parecchio, perché his pride was wounded, perché il suo orgoglio è stato ferito. Si gira verso Roderick, Rob, e dice: "Let me do it, I can beat him." Quindi
Vedete com'è irruento, lui non pensa proprio al fatto che glielo stanno a fa apposta effettivamente. Cioè, dico, che te frega? No, cioè, non gli va, basta, cioè, voglio dire, non ti fa toccare da sta roba, che ti frega? Allora, Roderick continua e dice, sì, lo puoi battere, ma fallo con una spada di allenamento. E Joffrey fa tipo, come and see me when you're older, Stark, if you're not too old. There was a laughter from the Lannister's men, quindi è tornato quello di Shrek con il sign con scritto laugh, e gli dice, ok, allora vienimi a cercare quando sei più grande, Stark, se non sarai troppo grande. E Arya dice che si è coperta la bocca a un certo punto perché Rob ha cominciato a lanciare certi bestemmioni che ancora li sentono tutti a Grande Inverno. E che Theon l'ha dovuto acchiappare e trascinarlo via mentre ancora dava, diciamo, insultava il principe ereditario proprio con tutta la rabbia che aveva in corpo. Al che Joffrey fa finta di sbadigliare e dice a Tommen: andiamo, Tommen, l'ora di gioco è fatta, lasciamo che i bambini, i children, si divertino tra loro. Sempre carino. In tutto ciò Rob ancora urlava e si dimenava e Tion ancora che lo teneva e l'ha tenuto finché i principi non se ne sono andati e così insomma poi era sicura la via. Al che Jon fa, ok, the show is done, quindi dice vabbè, fatto, ok, e le dice, guarda, secondo me dovresti tornare in camera tua perché sicuramente Septa Mordain adesso ti starà cercando. Dice, e più ti nascondi, più diciamo la punizione sarà peggiore, no? Dice sicuramente ti farà cucire fino al prossimo inverno e quando arriva l'estate troveranno, troveranno il tuo corpo frozen, quindi congelato ancora con gli spilli in mano. Madonna, John, che bello! Cari, allora si gira, non trovandolo divertente, e dice: I hate needlework, cioè odio il lavoro del cucito, non è giusto. E John le fa: niente è giusto. E poi John se ne va e si conclude, cioè lei dice, quando lui se n'è andato, lei si è resa conto che magari, cioè, la sua vita sicuramente è più giusta rispetto a quella di John, che sicuramente la vive peggio. E il capitolo si conclude con Arya che ritorna nella sua camera, ma peggio, perché si è ritrovata la septa e la sua mamma. Quindi, cioè, e questo è il finale del capitolo di Arya. Allora, conclusioni. Allora, io nella serie non sono una fan di Arya, proprio per niente, nel senso ci sono state qualche serie che mi è piaciuta di più, ma la prima sicuramente non mi era piaciuta, e non perché Maisie Williams non sia brava, perché anzi per me è un'aria perfetta, anzi è fantastica e è anche molto brava, cioè lei ha un sacco di carica emotiva e mi dispiace il fatto che hanno tolto, ma come a tutti, non solo ad Aria, la parte emotiva e i problemi che ha Aria, perché lei sarebbe riuscita a farli perfettamente. Da questo capitolo possiamo vedere quanto è stratificata Arya e quanti effettivamente problemi ha, nel senso quante insicurezze ha, che è giustissimo anche perché, diciamo, a 9 anni si sta addentrando in quella fase della vita che io non ci tornerei neanche proprio, ma manco con il TARDIS per vedere com'era, giusto per dire, non mi ricordo quel giorno, no, non ci tornerei mai, che è l'adolescenza. Cioè, ringrazio i miei quando sono arrivati i miei 23 anni, che dici, ma è più dell'adolescenza, sì, ma diciamo i traumi che ti porti appresso arrivano fino ai 23 anni, almeno per me è stato così, dopodiché ti riprendi. e no, non ci tornerai mai. E mi piace tantissimo il fatto che lei abbia tutti questi problemi, tutta questa stratificazione, no, cioè non mi sento bella, non mi sento accettata, non mi sento amata dalla mia famiglia, nonostante poi non è vero perché vedremo tantissime volte quanto tutti vogliono bene ad Aria, ma ovviamente una persona all'interno quando ha problemi vede tutto ingigantito. Vede tutto ingigantito e tante volte prendi male cose che magari succedono intorno a te quando in realtà non vuol dire niente, no? Mi piace il rapporto che ha con John, che sicuramente si poteva far vedere molto di più nel primo episodio, ma mi spezza il fatto che praticamente nel primo episodio non succede nulla, soltanto Bran che cade. E mi dà molto fastidio il fatto che loro hanno fatto questa rush incredibile per chiudere il pilot con Bran che cade.
sapendo che comunque la gente poi si sarebbe interessata poi a questo ragazzino, e a questo ragazzino tu hai tolto completamente tutto, ma tanto tranquilli perché il prossimo capitolo è di Bran, e lì proprio mi scateno come una pazza, ve lo giuro, perché cioè, tu mi sfanculi una serie per arrivare a farlo cadere quando... Qual è? È l'ottavo capitolo, Bran cade nell'ottavo capitolo, che è il prossimo. Vedete quante cose sono successe, quante dinamiche ci sono, quanto sono stratificati questi personaggi. E io non capisco perché devi correre. Cioè, cosa c'è da correre? Tanto la gente te lo guarda lo stesso, perché non è lo shock che manda avanti una serie. È vero che loro stavano in un periodo in cui pensavano, cioè loro sono stati proprio i fautori dello shock, e per questo hanno mandato a fanculo tantissime serie. Che per fare come loro, perché hanno avuto lo stesso tipo di, cioè che avevano avuto un sacco di successo, volevano fare lo stesso tipo di cosa, tipo a un certo punto, The Walking Dead, io non so se lo conoscete, ma dalla settima serie ha preso proprio una frange, cioè dall'ottava, perché la settima è bellissima, ma ha preso proprio una sfanculata tale che solo per farti shock mandi a puttane una serie. E questo loro l'hanno fatto da momento uno. Cioè, tu non mi puoi togliere tutte queste interazioni che ci sono tra, per esempio, i ragazzi Stark, che più di tutti, ed è questo è un fatto, durante tutta la saga soffriranno proprio il fatto di non essere più insieme, perché loro da lupi sono un branco, e tu però il branco me lo devi far vedere, mi devi far vedere come interagisce il branco tra di loro, perché se no, che tu mi fai la frase a effetto the lone wolf dies but the pack survive, non mi vuol dire niente, perché io loro non li ho visti insieme, cioè non ho visto le loro dinamiche, e quando poi me li hai fatti riunire, me li hai fatti tutti litigare, uno non c'ha più la personalità, quell'altro va presso a Daenerys, Sansa è, non lo so, friggida da morire, Arya vuole fare l'assassina, Rickon me l'hai ammazzato, cioè, cose folli, capito? Che non ti portano, cioè, tu dovresti arrivare in quel momento, cioè, stiamo tutti aspettando The Winds of Winter, perché... Cioè, finalmente la storia si sta ricongiungendo, cioè io non vedo l'ora che la gente si rincontra. Cioè, ci sono un sacco di dinamiche che tu però non mi hai spiegato, non mi hai fatto vedere, quindi è un cazzo perché non mi hai fatto vedere niente. Cioè, non mi fai mai parlare della gente, non mi fai mai parlare dei loro problemi o delle persone con cui hanno avuto qualche cosa. E Arya e Sansa sono state lo stesso. Cioè, Arya e Sansa, io non ci posso credere perché... Il secondo, cioè il primo il capitolo del secondo libro, come poi vedremo tra un po' di tempo, cioè si apre proprio letteralmente con Arya che pensa che le manca Sansa. Cioè, e tu non me la fai nominare mai sta donna. Non me la fai nominare mai. Anzi, Arya diventa sempre più pazza, perché Arya, come Daenerys, diventa matta, raga. Cioè, è inquietantissimo che lei si toglie le facce e va a uccidere la gente. E il fatto che tu la sua escalation me l'hai fatta diventare un'assassina non è figo, non è badass. È triste perché lei non ha nessun legame con la sua famiglia nella serie. E il fatto che poi lei alla fine vada a fare la piratessa non ha senso perché ve lo giuro che Arya, e lo vedremo, come concetto principale, come sua sorella e suo fratello, Bran, anzi no, più come sua sorella. Perché Bran è più focalizzato sul tornare a Winterfell, quindi a riprendersi Winterfell, al suo titolo. Arya e Sansa sono focalizzatissime sul io voglio tornare a casa, io voglio stare con la mia famiglia. Quindi immaginatevi il mio sgomento, come penso tutto quello di quegli al degli altri che hanno letto il libro, quando alla fine lei dice io voglio andare a fare il pirata, ma vaffanculo, tu vuoi fare il pirata, vai a fare pure l'assassina, non mi frega un cazzo di niente, tanto tu non sei Arya, tu non sei Arya, come tutti quelli intorno a te non sono chi devono essere. Quindi, anche per oggi ho finito il mio sproloquio. Sono veramente curiosa di sapere cosa pensate di Arya, di questo capitolo, cosa pensate di Sansa, di Jon, insomma, tutto quello che mi volete raccontare, ditemi pure, anche perché mi siete mancati una cifra, quindi voglio sentire quello che avete da dire, i vostri pensieri. Io vi prometto, insomma, che cercherò di mantenere sempre la stessa cadenza, perché vi dico questo, ma semplicemente perché ho cominciato a lavorare, quindi magari non avrò un giorno fisso su quando metto un video, perché lo farò quando ho tempo e soprattutto di editare, perché spero che col fatto che adesso con scuola mi cambiano l'orario da aprile,
faccio la mattina, quindi magari ho più tempo da tutto il pomeriggio e avrò tempo, insomma, per fare, per editare e registrare. Magari registro e comincio subito ad editare. Quindi niente, io però vi prometto che non sparisco, che cerco di fare del mio meglio e, come vi ho detto anche nella parte quella della community, ho intenzione di fare delle live. Anzi, fatemi sapere quando vi cambia l'orario in Italia, così mi organizzo. E non so ancora di che cosa parleremo, magari ecco, sarà semplicemente ci facciamo qualche domanda, parliamo di cose, controlliamo anche cose su internet, ci divertiamo in questo modo qui. Magari ecco, le farò anche quando magari non riesco ad editare per questioni di tempo. Dopo tutto questo mega sproloquio di spiegone, io me ne vado. Come al solito, ragazzi, è stato veramente un super super piacere. Vi ricordo che se avete domande che mi volete fare, teorie che vogliamo analizzare, personaggi di cui vogliamo parlare o scene della serie che vi hanno fatto altamente cagare, nei commenti mi potete scrivere quello che volete e se volete mi potete anche seguire su Instagram. Non vi metto il mio personale perché sto cercando, siccome io tanto non lo uso, ragazzi, la verità è questa, ce l'ho soltanto l'altro canale perché ho tutti i miei vecchi contatti e non mi va, poverini, di fare. Se mi volete seguire qui venite, anche perché ho amici stranieri che in quest'altro ovviamente parlo solo in italiano, quindi non capirebbero, perciò lo tengo solo per loro. Ma vi metto a Game of Talks, che è appunto il mio, dove sto cercando piano piano di diventare un po' più social, un po' più viva. Quindi se volete mi potete seguire, e magari appunto ci divertiamo insieme, parliamo e così ci conosciamo, insomma. Quindi adesso io mi levo dalle balle, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata e sicuramente un nuovo sbrocco di A Game of Talks. Ciao! Sansa look abashed. Dio, abashed che è? Come si dice? Abashed in italiano. Penso anzi che ce li dice tutti qui. Ah, imbarazzata, ok, imbarazzata.